Adesso i suoni che avete individuato sopra lo strumento, in questo caso il sol, il la e il si, dobbiamo vedere un modo per scriverli. Come avete scritto, avete imparato a scrivere all'inizio della prima elementare le lettere dell'alfabeto e poi le sillabe per imparare a scrivere le parole, dobbiamo imparare a scrivere questi suoni in qualche modo. Ecco che sono nati dei righi musicali, questo si chiama pentagramma, sono cinque righi, si contano dal basso, a partire dal basso, 1, 2, 3, 4, 5. In mezzo ci sono i quattro spazi. La chiave di violino o di sol non fa che con questo ricciolino che termina sul secondo rigo, ci dice, si chiama chiave di sol, ci dice che questo rigo, su questo rigo, tutti i suoni che scriveremo qua si chiameranno sol. Provo a scriverne uno, il vostro ta, il nostro ta. Si può rappresentare invece che con le lettere dell'alfabeto con questa figura. Questo è il ta, ma è anche il sol che avete suonato premendo con tre dita il vostro flauto, con tre dita della mano sinistra. Ecco il sol.